L'Istituto Scolastico Buontalenti di Firenze chiude come tutte le scuole ma apre il proprio cuore facendo 150 pasti ogni giorno destinati alle strutture della Caritas che poi le distribuiscono ai più bisognosi. Quante persone sono coinvolte? So che i ragazzi partecipano a turno naturalmente per evitare assembramenti e troppe persone nello stesso ambiente. Il servizio nasce con una ventina di alunni che stanno turnando, però che cosa succede? Che il bene tira il bene. Altri alunni hanno fatto richiesta e proprio le famiglie stanno chiedendo disperatamente di far partecipare i propri figli piuttosto che vederli tutto il giorno sul divano. Con la Caritas avevamo iniziato addirittura 2 giorni alla settimana e invece con la Caritas si sta programmando di fare questa opera estendendola a tutti i giorni della settimana e quindi potranno partecipare ancora più ragazzi. Devo dire che insieme ai nostri ragazzi la presidente del nostro consiglio d'istituto, che stamattina non è potuta venire, però ha deciso di unirsi perché lei in questo momento non lavora e tanta gente si è riavvicinata, dal vicino di casa che l'ha saputo e vuole venire a dare la mano perché era un ristoratore, all'ex alunno che è tornato perché ci ha visto sui giornali, allora ha detto preside torno anch'io perché ho perso il lavoro e non posso stare a fare niente in questo momento, al docente che oltre alle lezioni di didattica online fa anche questa attività di volontariato, custodi, tecnici, ci siamo ritrovati come in una grande famiglia e siamo contenti di esserlo e quindi la famiglia si deve allargare.